alla Camera, quando si è appunto trattato di discutere l'articolo in cui si inseriva la decima città metropolitana, appunto Reggio Calabria. Avete visto gli interventi, vi sarete fatti sicuramente un'opinione, ma anche già abbastanza nota. Io stravolgerei per un attimo la scaletta, perché magari forse l'intervento del Presidente scoprire dopo questo video credo sia più opportuno. Prego. Qualcuno se l'è rubato. Senatore, c'è qualche socialista, qualche... No, c'è solo Candelaro, quindi non c'è rischio. E al di là della battuta, stamattina Don Nunnari, in un'intervista alla Gazzetta del Sud, scriveva: non può rialzarsi Reggio se dovesse avere ancora una volta dei nemici in casa. Queste immagini che noi ancora oggi, che abbiamo rese pubbliche, sono state rese pubbliche in una circostanza della manifestazione del Teatro Cilea, ma che secondo me in un futuro, una futura pubblicazione, visto che Beniamino l'ha già fatta, secondo me vanno allegate queste immagini con un DVD a una pubblicazione sulla città metropolitana, perché la gente tra 30 anni si ricorderà di questa parte di storia della città. E quando dicevo prima queste interviste di ognuno dei nemici in casa, questa è la riprova che lì non siamo nel 1970, questo è il 2008, l'aprile del 2008, dove alcuni rappresentanti dei partiti dell'Italia dei Valori, anche calabresi, del PD, cosa si sono inventati? Che era la cosa più difficile anche da affrontare e da spiegare. Si sono inventati, con un emendamento da loro presentato, che volevano fare la città metropolitana nello stretto, cioè impegnare il Parlamento ad approvare un testo che era incostituzionale, e una volta approvato e dichiarato immediatamente dopo incostituzionale, la città di Reggio Calabria non sarebbe stata città metropolitana. La loro strategia, e non sono di Milano, sono di questa terra, era quella di fare l'accordo Reggio Messina città metropolitana. Siccome la regione siciliana è una regione a statuto speciale, come ha detto molto bene l'amico Cristaldi che è intervenuto, e come ha detto bene il ministro della Lega Calderoli, i nemici della Lega che in questa circostanza sono stati alleati della città di Reggio Calabria, questa dimostrazione che in tante circostanze i nemici non sono per forza quelli che stanno fuori da questa città, hanno dimostrato e hanno spiegato che l'autonomia regionale, la regione siciliana, non consente, se non previ accordo e quindi condivisione con atto deliberativo, di avviare una fase del genere. E l'onorevole Italo Bocchino, che ancora ringrazio perché è stato un grande amico di questa città, non solo mio amico personale, ma grande amico della città, perché si è battuto per questa scelta, ha condizionato il governo, diciamocelo molto chiaramente. Quando qualcuno dice la politica non conta a Roma, questa è la dimostrazione come questa classe dirigente nel 2008 è riuscita a condizionare un governo, cioè attraverso i suoi rappresentanti del Popolo della Libertà, il vice capogruppo, presidente vicario del gruppo del Popolo della Libertà, Italo Bocchino, ha condizionato il governo, perché ha detto a Calderoli in maniera chiara: caro Roberto, c'ero io davanti, se tu vuoi che passi il federalismo fiscale, o mi metti dentro la città metropolitana di Reggio Calabria, oppure non si va da nessuna parte, perché noi non te lo voteremo. Allora, questo è il peso che noi vorremmo continuare a avere nei rapporti col governo, con i governi nazionali, non quella incapacità che spesso si manifesta perché la politica gioca sul versante della distruzione. Quando qualcuno rivendica la centralità della politica, noi possiamo rispondere con queste testimonianze, perché questa è una testimonianza che rimane nella storia di questo Paese, rimane nella Costituzione italiana fino a quando non sarà modificata e cambiata, rimarrà da qui ormai a pochi mesi, quando ormai
alcuni sono destinati a esaurire il loro ruolo e quindi la loro esperienza e la loro, diciamo, attività, e sarà e verrà prepotentemente alla ribalta l'esperienza della città metropolitana, una realtà che non può non avere, e qui ringrazio i sindaci ovviamente che sono presenti nella loro qualità e anche di rappresentanti di intere comunità e quindi di interi diciamo, comuni e quindi delegati come rappresentanza di questi sindaci sia della Locride che del versante dell'area dello stretto. Cioè qui ormai si deve ragionare in quest'ottica. Cosa significa questo? Significa avere servizi unici, significa avere una serie di attività che vengono razionalizzate, che vengono centralizzate, significa mettere in rete e in una situazione di recupero i tanti comuni che su 97 comuni della provincia di Reggio Calabria ce ne saranno la metà che sono sotto i 5.000 abitanti e quindi non sono in grado di affrontare questa nuova stagione con i tagli che sono stati ormai programmati dal governo nazionale nei confronti delle città italiane e quindi a cascata di quelle più piccole che hanno difficoltà. Allora, questo progetto, che come diceva Agliano potrà vedere una serie di vantaggi e così via, è un progetto ambiziosissimo. Cioè, io adesso non racconto alcune discussioni che abbiamo fatto anche come presidente di regione, no Giorgio, però ti dico che molti miei colleghi, questo lo posso dire, presidenti di regione, sono preoccupati dalla nascita della città metropolitana nei loro territori, perché le città metropolitane avranno un ruolo che non dico sarà equiparato a quello delle regioni, ma avranno un ruolo che, diciamo così, il loro rapporto col governo nazionale sarà diretto, il loro rapporto con l'Unione Europea sarà diretto, quindi non ci sarà l'intercessione o comunque la filiera, diciamo, in termini costituzionali che viene rappresentata da enti sottordinati o sovraordinati. Sì, è chiaro, la regione avrà sempre un ruolo strategico importante, ma verranno attribuite competenze e capacità di azione che sono sicuramente straordinarie e importantissime. Allora, ne stiamo parlando da anni, ormai questa data si avvicina, però quando questo progetto prenderà corpo noi avremo una fase decisamente nuova e importante che si apre per questa comunità. E allora questo libro che poi Beniamino andrà ovviamente a rappresentare, a illustrare, che fa un po' la sintesi di una serie di percorsi, fa anche, diciamo così, il paio con una serie anche di altri studi. Noi abbiamo contezza di uno studio, di un grande studio di Milano che ha fatto una diciamo, sintesi di tutte le città metropolitane sui temi della vivibilità, dello svuotamento delle città, quindi dei processi che si devono innescare per recuperare una piena funzionalità di questi territori. Cioè, ci sono ormai, diciamo, fasi di studio avanzata, rimangono poi gli aspetti dello statuto e su questo il governo Letta si è cimentato e ha dato una prima indicazione che sarà oggetto di confronto nelle sedi appropriate con la conferenza delle regioni. Siamo ormai, diciamo, di fronte a un risultato molto chiaro, che le città metropolitane dovrebbero ormai nei prossimi mesi partire a tutti gli effetti. Allora dobbiamo essere pronti. E il messaggio di questa mattina, dicevo, di Monsignor Nunnari è emblematico, perché lui stesso ricorda che ci possono essere momenti difficili in una comunità, ma bisogna trovare la forza e il coraggio per ripartire, perché qui se giochiamo tutti, o meglio tanti o alcuni giocano allo sfascio, la città non si rilancia più. E noi su questo oggi, come in questa circostanza, abbiamo voluto recuperare questo video, perché lì ci sono le testimonianze di chi ama la città e di chi invece la calpesta. Io non parlo di quelli che sono quello lì, Pifferi, come si chiama, insomma, quello del Pifferi, insomma, un nome strano, Giorgio, che dell'Italia dei Valori, che è il grillino di turno, l'imbecille di turno. Però parlo di uomini politici di questa terra che si sono, sapevano bene cosa si andava incontro con un emendamento da loro proposto,
e condannavano la città, eppure non hanno avuto neanche un minuto di tentennamento a rispondere, diciamo, presente alla chiamata del partito. Quando avete visto Lorenzo Ria, che è il vecchio presidente della provincia di Lecce, deputato del Partito Democratico, che inveisce e che ridicolizza la città di Reggio Calabria, io mi aspettavo che qualche parlamentare del Partito Democratico Reggino andasse a tirargli un ceffone, perché si può dire che forse non ci sono gli elementi, ma insultare una città non è compatibile, non è corretto. Allora tutte queste cose sono l'ennesima testimonianza, giustamente, delle battaglie che oggi conduciamo. Le parole non portano nulla, le risorse e l'impegno possono trasformare le comunità. Questo pomeriggio all'ospedale riuniti insieme al direttore generale Bellinvia, Lilino Bellinvia, abbiamo presentato il bando di manifestazione di interesse che sarà pubblicato domani mattina dall'azienda ospedaliera per l'apertura della cardiochirurgia a Reggio Calabria. Le cose si fanno, non si fa demagogia. Non si aggredisce l'avversario, non si demolisce l'avversario attraverso gli strumenti che il centro-sinistra ormai è solito mettere in campo, dal livello nazionale al livello locale. La città cresce se c'è chi ogni giorno, con sacrificio, con dedizione, con amore e con passione, cerca di costruirne il futuro. Questa è la verità. E allora oggi questo convegno, questa presentazione, questa discussione arricchita del contributo di due sindaci della provincia, oltre ovviamente di tutto un gruppo dirigente storico di questa città, di questo partito, del Popolo della Libertà e così via, insieme ovviamente al nostro sindaco Demi Arena, che vuole essere un impegno ancora una volta verso il futuro di questa città. Dicevo, siamo qui perché in questa fase storica e critica vogliamo incominciare a mettere insieme tutte quelle realtà, tutte quelle, diciamo, quegli enti, quelle formazioni, quei club service che sono in grado di dare un contributo per cercare di formulare alla fine un qualcosa. Noi lo stiamo facendo come Popolo della Libertà, però vogliamo mettere insieme un documento che sia un documento comune, che apra a una prospettiva, che dia credito a questa grande stagione, superando la stagione dell'odio messi in campo dalla sinistra. Se una città si scatena l'odio, come è stato fatto in questi ultimi due anni, una città ha grandi difficoltà a riprendersi. Se in una città si trasmettono messaggi di speranza e messaggi positivi, le città rinascono, sono in grado di superare anche i momenti più difficili. Reggio ha vissuto momenti complicatissimi, questo è un altro momento difficile. Noi vogliamo, insieme a tutti quanti voi, insieme alla città, continuare a lavorare per costruire. Per demolire una città come la nostra serve poco, per costruire c'è uno sforzo grande, e noi continueremo a mettere questo grande sforzo in prima linea, come grande impegno, come servizio, come amore verso la nostra Reggio.